il lettore è coinvolto nel progetto, così come sono stati coinvolti gli scrittori. Dunque, la Torre di ASEAN è un manufatto virtuale che è nato dalla sperimentazione dell'idea dello spazio virtuale come racconto del suo costruttore, che è un architetto bolognese, Fabio Fornasari, in Second Life ASEAN Learner, come io sono in Second Life Azzurra Collas. Diciamo che oggi Second Life come contenitore si è un po' appannato, se vogliamo, ma il nostro progetto è nato in Second Life circa 3 anni fa, e diciamo è nato in un momento in cui quella piattaforma virtuale era una delle più promettenti dal punto di vista artistico-culturale.